Ben trovato a Gianfranco Fabi, intanto, editorialista economico, amico di Le Fonti. Ciao Gianfranco e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao carissimo e saluti a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Beh, tu hai avuto anche un'intervista, un intervento, insomma, in questo senso alla Radio Svizzera con cui collabori, in cui parli di una sorta di rivincita della storia nella decisione di Putin di esigere ai paesi occidentali appunto il pagamento in rubli delle esportazioni russe, in particolare di quelle di gas e petrolio. Facciamo allora insieme questo grande passo indietro e vediamo che cosa è successo e che cosa intendi quando parli di rivincita. Beh, solo perché 100 anni fa, dopo la rivoluzione di ottobre, che è stata nel 1917, tra il 1919 e il 1921 c'è stato un grande dibattito all'interno dell'Unione Sovietica, dei soviet, di tutte le Russie, come si diceva allora, sì. Perché l'obiettivo era quello di abolire il denaro, cioè si voleva abolire il denaro perché nella società socialista, nel paradiso della classe operaia, il denaro non era più necessario, bastavano i piani quinquennali e bastavano le decisioni centralizzate del partito e quindi ci fu una mozione proprio al congresso del soviet di tutte le Russie in cui si decise di fare dei passi avanti per abolire il denaro. E quindi adesso, 100 anni dopo, invece il denaro è diventato, diciamo, un'arma, un metodo non solo di sostegno dei commerci, ma anche un'arma economica. Ecco, allora, diciamo, 100 anni fa, lo stesso Lenin fu prudente, disse, beh, ci vuole gradualità nell'imporre il socialismo, ci arriveremo, e arriverà il giorno in cui l'oro ci servirà per costruire i gabinetti pubblici nelle grandi città, non ci sarà più né oro né moneta, però dobbiamo essere graduali. E poi dopo venne Stalin che disse sì, dobbiamo essere graduali, dobbiamo fare del denaro qualcosa che serva alla società socialista. E il denaro è rimasto, non è scomparso, è rimasto e quindi dopo 100 anni si parla ancora del denaro, si parla ancora del denaro anche in termini molto problematici come quelli attuali, si parla soprattutto di questo rublo che è diventato centrale in questa polemica, in questa battaglia poi in fondo economica, perché da una parte ci sono state le sanzioni occidentali, dall'altra c'è l'arma del gas e del petrolio che per l'Occidente è molto importante ma viene molto dalla Russia, ecco, quindi in questa battaglia il denaro è tornato in primo piano ed è tornato ad essere importante, un rublo appunto che adesso è diventato la moneta, una merce di scambio, un rublo che in pratica anche qui c'è una contraddizione, c'è il fatto che Putin vuole dei rubli e i rubli sono l'unica cosa che la banca centrale russa può produrre quante ne vuole, quindi non ha bisogno di rubli, però ovviamente è un'arma di pressione, qualcuno ha detto un'arma di ricatto. Beh, interessante quest'ultimo, lo è stato tutto, ma particolarmente interessante quest'ultimo passaggio del fatto che la Russia non ha bisogno dei rubli perché ha la banca centrale che ne fa quanti ne vuole, ma evidentemente quel decreto, qualcuno lo ha definito, non so se lo condividi, un intervento di marketing politico, e cioè consente alle società occidentali di pagare in dollari un euro su un conto speciale presso la Gazprom Bank, che peraltro non ha sanzioni addosso, sostanzialmente una delle poche banche che non sta subendo sanzioni, la Gazprom, che poi vende questi euro e questi dollari e li cambia in rubli, li rimette in un secondo conto da cui poi verrà effettuato il pagamento finale, che così risulta in rubli. Qualcuno anzi l'ha anche definito un meccanismo quasi bizantino per salvare, diciamo, capre e cavoli. Ti chiedo, diciamo così, insomma, un commento su questa mossa di marketing politico, se sei d'accordo con questa espressione, e soprattutto dicevamo anche fuori quando la lucina rossa era spenta e quindi durante la pubblicità che c'è una domanda da porsi su questo passaggio, su questo giro che sembra un po' intorcinato, dollari, euro e poi rubli in un secondo conto corrente. Gianfranco? Ma indubbiamente, parlato di marketing politico, però non dimentichiamo che la Russia è in guerra e l'Occidente sta affiancheggiando l'Ucraina nel resistere all'aggressione della Russia e quindi è qualcosa di più di una mossa semplicemente con finalità, diciamo, strettamente economiche, è una mossa con finalità politiche, è una mossa che complica le cose perché già ora i paesi occidentali, le società energetiche dei paesi occidentali pagano in euro o in dollari secondo i contratti a Gazprom Bank e quindi praticamente
teoricamente non dovrebbe cambiare niente. Il problema è che poi adesso Gazprom Bank deve cambiare questa moneta forte, diciamo così, sì, i rubli, e lo fa attraverso la banca centrale russa. Questo indubbiamente aumenta la domanda di rubli e quindi aumenta le quotazioni del rublo, e quindi aumenta anche per questa via le quotazioni del gas, che, come abbiamo visto negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, già aumentano per conto loro. Quindi c'è un ulteriore fattore di aumento e di incertezza, soprattutto sul fronte di quanto costerà, quanto ci costerà nei prossimi mesi il gas russo, perché ovviamente i contratti potranno essere formalmente rispettati, ma questo passaggio aggiuntivo tra la moneta forte e il rublo indubbiamente porterà degli aggravi in termini anche di tassi di interesse per le transazioni che saranno necessarie, anche di commissioni che dovranno essere pagate, anche per il fatto che comunque appunto il rublo si rafforzerà, e uno dei motivi, uno degli obiettivi di questa mossa è anche quello di ridurre la forza del dollaro, che è una realtà da anni, anche se un po' in flessione, però è una realtà forte come valuta di riserva, come valuta internazionale. Il 60% delle riserve mondiali sono fatte in dollari, e quindi c'è anche una battaglia di Mosca contro il dollaro, contro la forza dell'economia americana. Quindi ci sono tanti elementi in questa mossa, anche elementi di politica interna russa probabilmente, perché c'è il fatto che la banca centrale russa sembra aver dimostrato qualche ostilità o qualche problema di gestione di fronte alla volontà di Putin di portare avanti appunto la sua politica. Non dimentichiamo peraltro, che sempre tornando al denaro, che le sanzioni occidentali verso la Russia erano tutte e sono tutte ancora fondate sui sistemi finanziari: l'esclusione della Russia dallo SWIFT, dal sistema dei pagamenti internazionali, la fine della circolazione e dell'operatività delle carte di credito. Ecco, tutti elementi finanziari che hanno messo un po' nell'angolo la Russia. Ecco, la Russia sta cercando di uscire da quest'angolo, di contrastare le sanzioni finanziarie occidentali usando la stessa arma che è quella appunto della moneta, e l'unica moneta che ha è il rublo, e portare avanti appunto il rublo come valuta di scambio e certamente fare una mossa per rafforzare il potere finanziario della Russia. È interessante anche osservare l'andamento del rublo nel cambio con l'euro e nel cambio col dollaro. Anche questa cosa l'abbiamo mostrata a inizio diretta. Al momento siamo a 92,92 con l'euro. Questo vuol dire che per un euro servono sostanzialmente 93 rubli. Più 2,7%, più 2,78%. Ma se vediamo il valore del rublo rispetto a quei 170 che avevamo raggiunto insomma la prima settimana di marzo, abbiamo quasi azzerato quella volatilità, no? Quel movimento schizofrenico che aveva registrato il rublo e che aveva registrato un forte indebolimento della moneta russa, e quindi siamo tornati non precisamente, però siamo molto vicini ai valori pre, diciamo, conflitto. E questa cosa, la stessa cosa vale per il dollaro. Gianfranco, questa cosa più o meno l'hai spiegata anche tu in quest'ultimo ragionamento, è stata ottenuta, questo risultato è stato ottenuto attraverso, diciamo, interventi piuttosto forti, piuttosto drastici anche da parte del governo russo, dall'aumento smodato dei tassi di interesse a queste mosse che cercano di combattere le sanzioni, quindi delle controsanzioni. Se vogliamo, sappiamo anche che la banca centrale russa, tu poi citavi il presidente, che è Alvira Nabiullina, la quale non sembrerebbe così allineata con Putin. E allora io tutto questo per chiederti: ma questi interventi straordinari possono mantenere, insomma, possono restituire una stabilità nel lungo periodo al rublo, o siamo davanti a una come se fossimo davanti a una persona gravemente malata a cui dai delle medicine, queste medicine danno i risultati ottenuti ma non possono durare per sempre? Quando finiscono le medicine, questa persona rischia di ammalarsi nuovamente in maniera grave. È un parallelismo, è un paragone che ci sta oppure no? Beh, ci sta tutto, anche perché dobbiamo pensare che allargando lo sguardo, tutto quello di cui stiamo ragionando
è dovuto alla situazione militare, l'aggressione della Certo. Russia all'Ucraina. E quindi tutto è molto legato all'evoluzione di questa situazione militare. E ovviamente se si andrà, come tutti sperano, verso un'intesa, un cessate il fuoco che poi potrà aprire un lunghissimo periodo di confronto diplomatico, ecco, se si andrà verso una soluzione, diciamo così, pacifica, della crisi, allora anche sul fronte economico si potranno avere delle ripercussioni positive con la stabilizzazione dei mercati, con il fatto di una ripresa, di una riduzione progressiva delle stesse sanzioni occidentali e quindi di una ripresa delle economie che sosterranno appunto sia l'Occidente, sia il rublo, sia l'economia russa. Quindi fare previsioni basandosi solo su dati strettamente economici adesso diciamo non ha senso. Ha Sì. senso guardare alla realtà purtroppo militare, purtroppo fatta di bombe, di missili, di distruzioni, di morti purtroppo. Quindi questo è quello che c'è al fondo e che determina un po' tutte le decisioni che possono essere considerate anche l'ultima ratio, qualcuno con qualche battuta fin troppo semplice, ha detto Putin è la canna del gas, però ecco, è tutto da dimostrare e quindi è tutto da vedere. La speranza appunto che si possa arrivare a una situazione di tregua, la speranza è che attraverso le frontiere passino i capitali, passino le persone, passino le merci e non passino i profughi e i carri armati. Questa è la speranza che abbiamo tutti. E allora se passano i capitali, allora poi non sarà più neanche importante se saranno rubli o saranno dollari. Sarà importante che si stabiliscano i commerci, che si stabilisca delle relazioni costruttive. Ecco, la Russia è certamente da un profilo economico un po' all'angolo in questo periodo, è un po' all'angolo perché le sanzioni pesano. Pensiamo che le stesse linee aeree occidentali non vanno più a Mosca, non si sorvola più il territorio russo, ci sono appunto c'è un isolamento complessivo. Dopo anni in cui la Russia partecipava di fatto al processo di globalizzazione, quindi la Russia è in difficoltà, però è in difficoltà, ma è sempre un grande paese con grandi risorse naturali e con un sistema politico molto accentrato che deriva poi in fondo anche questo dal retaggio dell'Unione Sovietica. E quindi non si può dire quanto potrà resistere la Russia. La speranza è che prevalga la ragione più che la forza, ma quando siamo di fronte ad eventi drammatici come quelli che stiamo vivendo, ecco, un appello alla ragione può essere forse un po' di retorica e la realtà purtroppo è un po' diversa. Sono d'accordo, non bisognerebbe insomma ragionare sul quanto resisterà la Russia, ma insomma, nel senso che non bisogna arrivare al punto che la Russia a un certo punto non resiste più e va a finire, non voglio dire c'è una recessione, l'hanno vissuta più o meno tutti i paesi, c'è anche una relazione della banca centrale finlandese, peraltro così. Tornata d'attualità, no? Perché l'idea perfetta dal punto di vista di Mosca è che l'Ucraina possa finlandesizzarsi in qualche modo per vista la neutralità del paese. Beh, la banca centrale russa pare, scusa, banca centrale finlandese ha un organo che è incaricata di osservare i movimenti economici russi, semplicemente perché è un vicino piuttosto ingombrante e anche da paese neutrale ha bisogno di capire un po' quello che accade. Ecco. La banca centrale finlandese prevede una recessione, un calo del PIL del 10%, eccolo qua, il PIL russo quest'anno crollerà del 10% scendendo a livello del 2011, dove probabilmente resterà anche per i prossimi anni e siamo a un valore che non si vedeva dal 2011 più o meno, quindi un salto indietro di 10 anni con tanto poi di drastico peggioramento delle condizioni di vita dei russi e insomma i prezzi che continuano a salire e anche una ripresa molto più lenta rispetto a quella in qualche modo prevista dalla banca centrale prima diciamo dell'inizio del conflitto, diciamo post-Covid era del 4,7% nel 2021, adesso viene indicato un 2,3% con un calo delle importazioni del 50%, gli investimenti fissi meno 20%, consumi pubblici e privati meno 14%. Queste sono proiezioni della banca centrale finlandese.
E nessuno si augura che si arrivi, no, a queste cifre, ci si augura che quelle che sono sanzioni possano essere rimosse attraverso un funzionamento virtuoso, diciamo così, della politica a favore dell'Ucraina e in generale della pace. Cioè, possiamo finirla, possiamo concludere l'ampio ragionamento in cui mi ci sono infilato involontariamente anche in questo modo. Gianfranco, grazie per essere stato qui con noi, ovviamente, e buon fine settimana a te, alla prossima. Grazie mille, speriamo di ritrovarci con notizie maggiormente positive e di maggiore stabilità economica, di prospettive positive anche per l'economia. Grazie. Sempre prezioso il contributo e la testimonianza di Gianfranco Fabio.